E do subito il benvenuto al nostro primo ospite, Alessandro Pezzoni, vicepresidente della Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora. Buongiorno Pezzoni, benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Allora, oggi 17 ottobre è la giornata mondiale contro la povertà e ogni giorno in Italia sono tante le persone che si rivolgono ai comuni e ai servizi gestiti dagli oltre 150 soci appunto della federazione. Quali sono, Pezzoni, le richieste più urgenti? Sì, le richieste più urgenti, questi anni si è fatto molto, soprattutto negli ultimi 10 anni, per il contrasto alla grave marginalità adulta attraverso politiche, fondi europei, l'utilizzo di fondi europei. Rimangono ancora molte sfide aperte, tutte diciamo nel solco dei diritti, che è quello che insomma la federazione, come ente, lavoriamo senza dimora, continuiamo a sollecitare, di riconoscere nelle persone senza dimora non tanto i portatori politici di bisogno, ma soltanto, ma soprattutto di diritti da riconoscere, diritti anche che devono essere resi. Innanzitutto il tema dell'abitare, della casa, oggi mettere al centro l'abitare. In questi anni abbiamo spinto molto sul modello Housing First, che appunto dice di mettere al centro la casa come, come punto di partenza anche per le persone che stanno in strada, perché è necessario avere un posto proprio, un luogo proprio per partire. Il grosso tema della salute, la questione sociosanitaria che è spesso così poco considerato anche dalle politiche sanitarie, in un momento anche storico in cui il sistema sanitario è anche un po' messo sotto attacco. C'è tutta poi una sfida culturale da portare avanti che va in varie direzioni, insomma, da riconoscere alle persone senza dimora un diritto all'autodeterminazione, un diritto, mi spingerei a dire, anche alla fragilità, cioè non tutti ce la fanno nei tempi che noi abbiamo in mente, le nostre politiche. Quindi riconoscere anche alle persone il diritto a non farcela o a farcela nei tempi, nei modi, nelle possibilità che ognuno ha. Tutto il tema della colpa, del merito, della colpevolizzazione che spesso si nasconde anche nelle politiche, negli interventi con le persone senza dimora, soprattutto con alcune, penso ai migranti, spesso considerati soltanto come braccia da utilizzare per il lavoro, per l'economia, non come persone. Ma in generale con le persone senza dimora, il tema della colpa, del merito, dei poveri meritevoli, in questi anni tanti dibattiti spesso inutili e davvero fuorvianti sulla cittadinanza, su misure di sostegno al reddito che Pezzoni, sono mi scusi, fondamentali. Alessandro, mi scusi, non voglio perdere una parola di quello che mi sta dicendo. Mi Ci dispiace se lo sento un po' faccio in male. diretta. Può togliere l'auricolare? Sì, proviamo senza Sì, auricolare. Chiedo proviamo. anche scusa alla regia, ma siamo in diretta, quindi l'unico modo per dare queste comunicazioni è farle nel momento in cui è necessario farle. Quindi vediamo se così va meglio. Allora, sì, stavamo parlando appunto delle richieste più urgenti, casa, salute e altri diritti importanti. Prego. Sì, appunto dicevo, quindi il solco è quello dei diritti e dicevo appunto anche rispetto alle misure di sostegno al reddito che in questi anni, insomma, ne abbiamo viste un po' tante di misure che vengono continuamente cambiate e questo è un grosso peccato perché poi, come dire, si butta al macero tutto quello che è stato pensato, fatto prima, ripensando continuamente come se si dovesse ripartire da zero. E di questo ne fanno le spese anche le persone senza dimora, che spesso poi sono le categorie più escluse, più penalizzate anche da riforme di sistemi di sostegno al reddito che sono fondamentali perché per tutti non è possibile pensare che tutti possano ottenere un lavoro, non soltanto per la contingenza economica in cui ci troviamo, ma perché non tutti hanno degli strumenti e la possibilità di reinserirsi secondo una logica, insomma, di impiego o avendo una casa, e questo va tenuto in considerazione, altrimenti rischiamo di tagliare sempre fuori grosse fette della popolazione che rimangono ai margini e se va bene, appunto, poi rimangono nei circuiti dell'assistenza, ma niente più. C'è un dato drammatico, perché nonostante tanto impegno e lavoro anche da parte vostra in sinergia appunto con servizi, enti e comuni, sono stati oltre 200 i morti in strada dal 1 gennaio. È davvero un numero troppo alto. Assolutamente sì,
Come federazione abbiamo avviato da un po' di tempo questa importante insomma, conteggio che non ha un valore scientifico perché viene fatto da un ricercatore sulla base di notizie di cronaca, quindi probabilmente è un dato anche sottostimato, però mostra come le morti strada in realtà non riguardino soltanto il periodo invernale, una volta si parlava di emergenza freddo, addirittura come se la stagione invernale fosse un'emergenza, adesso si parla di piani freddo. In realtà i morti strada sono tutto l'anno, si possono vedere tutto l'anno per ragioni varie, legate al tema della salute, a morti violente strada, a decessi anche per età. Quello che insomma, vorrei sottolineare rispetto a questo aspetto è che in questi anni sicuramente si è fatto molto per passare da una logica emergenziale ad affrontare il fenomeno in modo un po' più strutturale, però ancora troppo spesso abbiamo politiche e interventi da parte delle istituzioni pubbliche e anche del privato sociale, mi aggiungerei, che sono sempre comunque come se fosse una risposta a un problema emergenziale, quindi con soluzioni alloggiative temporanee, solo dormitori, e questo non va bene perché appunto alcune soluzioni possono essere anche dormitori, le strutture collettive e temporanee, ma il problema va affrontato come un problema strutturale, anche quindi con accoglienze di altro tipo, piccole comunità, piccole accoglienze o addirittura appunto appartamenti secondo il modello Housing First. Ecco, c'è un progetto molto interessante, l'European Homelessness Count, e tra le 15 città coinvolte in questo progetto ci sono anche le italiane Catania e Milano. Qual è lo scopo, l'obiettivo di questo progetto e che cosa è iniziato a emergere? Sì. Un altro grosso tema che in questi ultimi anni, soprattutto negli ultimi 10 anni, devo dire, è stato portato avanti anche a livello istituzionale, dall'ISTE, dalla Caritas Italiana, dal Ministero, è il fatto di avere anche dei dati. Purtroppo gli ultimi dati ISTAT sono molto vecchi, risalgono al 2014, nel frattempo sappiamo che sono cambiate, sono successe una serie di cose che hanno di fatto cambiato lo scenario in modo drastico. Finalmente c'è in cantiere una nuova indagine ISTAT. Nel frattempo ci sono state una serie di conteggi, diciamo, a livello locale, a Milano, in altre città, a Roma. Questa conta europea è un ulteriore passo in avanti perché a livello europeo ci si è posto il problema di cercare di rendere uniformi i conteggi a livello nazionale, laddove ci sono, laddove non ci siano, cercare di attivarli, perché il tema di capire quante sono le persone e chi sono soprattutto, perché il merito di queste conte è che non vanno soltanto a contare, a dare dei numeri generici, ma a definire anche i profili delle persone senza dimora in strada, nei centri di accoglienza, mandando ad indagare anche delle povertà nascoste. Cito per esempio il tema delle donne senza dimora, che è un tema spesso sottovalutato, di cui si parla da un po' di anni, ma è sottovalutato. Le donne senza dimora sono meno, cioè i numeri ci dicono che tendenzialmente sono il 15-20% rispetto al totale, ma se consideriamo che la popolazione è costituita dalla metà da uomini e da donne, è evidente che c'è un tema di povertà nascosta, no? Poi si nasconde tra le pieghe della violenza domestica, dei fenomeni come la tratta. E quindi questo andare a contare ci restituisce intanto la dimensione del fenomeno e quindi questo poi orienta le scelte politiche e anche economiche rispetto al fenomeno, ma poi ci permette anche di leggere appunto più nel dettaglio chi sono le persone senza dimora e quindi di orientare anche meglio gli interventi. Abbiamo giusto 3 minuti, Pezzoni. Ti chiedo quali sono le iniziative, che avete promosso in occasione di questa giornata importante, giornata mondiale, di lotta contro, di lotta alla povertà. E quindi se appunto ci sono delle iniziative particolari in questi giorni o anche dei progetti a lungo termine. Sì, beh, per quanto riguarda le iniziative, come federazione in questi giorni tendenzialmente tendiamo a rilanciare le varie iniziative che vengono fatte in occasione della giornata mondiale di lotta contro la povertà a livello locale. Nella maggior parte dei casi si tratta delle cosiddette notte dei senza dimora, che sono delle occasioni importanti perché intanto si facciano conoscere ancora meglio le realtà che istituzionali e non, del privato sociale soprattutto, che si occupano di senza dimora. Soprattutto nelle grosse città, perché è un fenomeno prevalentemente delle città metropolitane, ma non solo. Quindi è un momento per far conoscere la realtà, ma è anche un momento per fare cultura, proprio perché, insomma, per le ragioni di cui parlavamo all'inizio, no? Tutto il tema dei diritti, è necessario cambiare un po' anche la cultura nei confronti delle persone senza dimora.
E questo, cioè, le notti del senza dimora, le varie occasioni, magari ci sono anche dei convegni, dei dibattiti, poi vi invito a leggere sul sito della federazione www.fiops.org tutte le iniziative che ci sono nelle varie città in questa settimana. È un momento molto importante anche da questo punto di vista culturale. Bene, allora hai invitato i nostri amici telespettatori anche a seguirvi sul sito della Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora. Sicuramente torneremo a collegarci con voi, con Alessandro Pezzoli, appunto vicepresidente FIOPS. Grazie per essere stato con noi, grazie soprattutto per quello che fate e a presto per altre notizie e altri dati che ci auguriamo possano essere migliori. Grazie ancora, buona giornata, buon lavoro. Grazie E allora è arrivato il momento di fermarci, facciamo una prima pausa, una pausa pubblicitaria, restituiamo la linea alla regia e poi torneremo cambiando argomento, parleremo di libri e cinema, perché come abbiamo preannunciato, un libro dedicato ad un grande attore della scena cinematografica italiana. Sto parlando di Alberto Sordi, ne parleremo con Don Samuele Pinna, quindi restate con noi.